Una risposta alle specifiche necessità dei pazienti, nell'ambito però di una nuova sanità che ruota cioè attorno al cittadino, ma anche una dimostrazione concreta di quanto sia importante per il Friuli Venezia Giulia l'ospedale di Cividale come punto di riferimento per il territorio. Sono i due concetti principali espressi dal Presidente della Regione Deborah Serracchiani in occasione del taglio del nastro del centro di assistenza primaria, il CAP di Cividale. Trasferiamo della sanità sul territorio, lo facciamo tra l'altro in questo luogo che è assolutamente adatto perché abbiamo l'ospedale, il distretto sanitario, quindi il paziente qui avrà tutto quello che serve. I medici di medicina generale iniziano a collaborare tra loro come già facevano con la medicina di gruppo, ma lo faranno anche in questo luogo mantenendo però i loro studi, e questo significa creare le condizioni davvero per affrontare al meglio tutte le problematiche. Per dirla in poche parole, non è più il cittadino che gira intorno alla sanità, ma è la sanità che gira intorno al cittadino. Ovviamente qua la struttura oggi è inaugurata e poi abbiamo tutto il mese di febbraio per avviare con un cronoprogramma molto puntuale tutte le varie iniziative che prevede il centro di assistenza primaria. Il CAP, che si trova al piano terra dell'ospedale, occupa una superficie di circa 300 metri quadrati. La riqualificazione di questa parte del nosocomio consentirà l'attività ambulatoriale dei medici di medicina generale e degli specialisti che opereranno in forma integrata insieme a loro, dal pediatra a degli infermieri. Il CAP di Cividale è del resto molto evoluto. È un luogo fisico, ovviamente, ma non solo, dove i cittadini possono trovare un'organizzazione della sanità diversa, ma che è capace di dare delle risposte molto importanti. Non è un altro pronto soccorso, è un, chi dice così semplificando che il centro di assistenza primaria in parte deve assorbire le persone che vanno a pronto soccorso, non è così. Sicuramente però, proprio perché qui le persone che hanno bisogni piccoli, non i bisogni di urgenza grave, possono venire e trovano delle risposte, vengono indirizzati, nel tempo possono sicuramente decongestionare i pronti soccorsi, perché i pronti soccorsi possono fare lavoro più appropriato. Diciamo che è un modo anche diverso di curare le persone, soprattutto le malattie croniche, che oggi sono molto molto diffuse, sono quelle che poi fanno affollare i pronto soccorsi perché si acutizzano. Qui i malati cronici trovano controlli, prevenzione, trovano tutta una serie di risposte che permette una cosa che a noi sta a cuore, a chi si occupa di sanità, di farli stare meglio. Se le persone stanno meglio, migliora anche tutto il sistema della sanità nel suo complesso, dagli ospedali, ai pronti soccorsi, agli ambulatori dei medici di medicina generale. Quindi direi che il CAP è un modo nuovo di fare sanità, di curare la gente, per farla stare meglio.